Gentili telespettatori, buona giornata. Benvenuti a questo video di Tele Italia. Tre deputati di Fratelli d'Italia, che sono anche dei ristoratori, stanno facendo lo sciopero della fame dentro la Camera dei Deputati proprio per poter protestare contro la chiusura alle 18 decretata da Giuseppe Conte nell'ultimo DPCM. Il deputato Paolo Trancassini si è ferito a un piede dopo un mancamento, cioè uno svenimento mentre era in bagno della Camera, proprio per la mancanza di alimenti. Quindi sciopero della fame contro le chiusure. Nelle ultime ore si è aggiunta anche una quarta persona, la collega di partito Augusta Monattaruli, che sono in presidio permanente a Montecitorio, quindi sono quattro i deputati di Fratelli d'Italia che fanno lo sciopero della fame. Paolo Trancassini è titolare del ristorante La Campana, considerato il più antico di Roma. Si è fatto male un piede dopo essere caduto a causa di un mancamento mentre era in bagno alla Camera. Dice ferito ma non domo. Il deputato non solo non intende abbandonare la battaglia, ma incurante del dolore è rimasto sul luogo dove è in corso il presidio permanente dello sciopero della fame. Non vuole mancare a nessun appuntamento preso e sta andando in giro per Montecitorio su una sedia a rotelle spinta dal collega Salvatore Cagliata. Nelle prossime ore il deputato si sottoporrà ad un esame radiografico all'arto offeso per capire l'entità del danno. E dice così: abbiamo dormito lì, mi sono fatto male quando verso le 4 sono andato in bagno, ha raccontato Trancassini, indicando i divanetti di uno dei corridoi che portano al transatlantico. Non ce ne andiamo e non smettiamo lo sciopero della fame fino a quando Conte non viene qui e ci dice che ritira le chiusure serali dei ristoranti, dice il deputato. Beh, Conte ha già dichiarato che non intende minimamente cambiare il DPCM, anzi ha fatto una sorta di minaccia. Dice: se voi italiani non rispettate queste norme, dovremmo fare il lockdown totale. Naturalmente, come ho spiegato in un video ieri, queste sue affermazioni hanno qualcosa che non tornano. Se tu chiudi alle 18 i ristoranti, come puoi dire se gli italiani non rispettano queste norme? Se sono già chiusi, come fanno gli italiani a non rispettare le norme? Non ha senso. Quindi, se la curva dei contagi non diminuisce per queste norme, sarà colpa degli italiani che non l'hanno rispettate. Ma se tu hai chiuso i ristoranti, perché nell'ultimo DPCM l'unica cosa che c'è di consistente la chiusura alle 18 di alcune attività, non c'è nient'altro, ci sono raccomandazioni. Quindi l'unica legge è quella della chiusura alle 18. Se i contagi sicuramente con queste chiusure non vanno a diminuire, non ci mancherebbe altro, i contagi aumentano perché principalmente ci si contagia sui mezzi pubblici dello Stato, treni, metropolitane e autobus, perché le persone devono andare a lavorare per forza, per mangiare, se no vengono licenziate, quindi sono obbligate contro la loro volontà di assembrarsi per forza di cose nelle metropolitane. Ci sono centinaia, migliaia di fotografie e video che lo dimostrano. Quindi obbligati ad assembrarsi perché lo Stato non li mette in condizioni, lo Stato non funziona. Quindi l'unica colpa dell'aumento dei contagi è dello Stato, non di chi fa l'assembramento per andare al lavoro. Questa è la realtà. Quindi lui ha già ribadito che non cambia idea, quello è il DPCM, quelle sono le chiusure, quindi lo sciopero della fame dei quattro deputati a Montecitorio realmente non trova poi nessuno sbocco se non qualcosa di simbolico. Mentre la proposta di Fratelli d'Italia contro le chiusure anticipate previste nell'ultimo DPCM era stata annunciata ieri dal deputato Salvatore Cagliata, anche a nome dei suoi colleghi Paolo Trancassini e Riccardo Zucconi. Dice: abbiamo deciso di cominciare uno sciopero della fame. Stiamo semplicemente anticipando quello che succederà ai nostri colleghi e chiediamo a Conte di venire immediatamente in aula.
finiscano le passerelle e cominci l'aspetto istituzionale nelle opportune sedi, e cioè il Parlamento. Ci aspettiamo che venga con le soluzioni, aveva annunciato Cajate in conferenza stampa. Siamo increduli, ha aggiunto di fronte al nuovo DPCM che fucila un settore già in estrema difficoltà. Ci aspettavamo che non ci si accanisse contro un settore. Nulla viene detto su come questo settore possa essere ristorato, diceva. I deputati di Fratelli d'Italia sono in sciopero della fame, decisi a non arretrare in un millimetro per difendere ristoranti e imprese della filiera turistica. Finché non avremo un segnale da Conte, non termineremo questo sciopero e rimarremo qui a Monticitorio, nella sala del gruppo, a disposizione di segnalazioni e proposte. Poi è arrivato il decreto legge ristoro che assegna a queste attività dei soldi. Chi il doppio, chi una volta e mezzo, chi 4 volte, rispetto ai soldi ricevuti a febbraio, marzo, aprile. Però c'è un distinguo. Sono stati destinati a questo settore 2 miliardi di euro che non sono sufficienti per i danni arrecati, perché il settore, dai calcoli delle associazioni, in un mese perde tra i 10 e i 17,5 miliardi di euro. Quindi un ristoro, come lo chiama Conte, di 2 miliardi è molte volte inferiore a quello che sono realmente le perdite nel settore. Quindi è una mancia, diciamo, che naturalmente non permette neanche di pagare i costi fissi, figuriamoci, se nei costi fissi ci mettiamo poi anche il personale, gli stipendi, non ci siamo, perché se vi arriva un importo medio di 4.000 euro, quando dovete pagare magari 6 camerieri, 3 cuochi, l'affitto, la luce, il telefono, internet, il riscaldamento, la spazzatura, l'insegna, la cassa, il commercialista, capite che con quei soldi lì, realmente non ci fate quasi nulla. Quindi, Trancassini dice: una battaglia di dignità e di prospettiva. Il nuovo DPCM fucila un settore già in estrema difficoltà. E dice poi: in più il governo non fa e non dice nulla sui trasporti, dove avvengono tanti contagi di persone che vanno a scuola e al lavoro. Ed è questa la realtà. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia e anche in Instagram e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.